settimana è la fiducia, quella che tante volte nel pubblico e nel privato pensiamo di avere perso. Viviamo immersi nell'angoscia, nel timore di un'escalation militare, eppure dobbiamo ritrovare la fiducia nelle istituzioni, anche se nel mondo una delle istituzioni più antiche, la corona inglese, sembra scricchiolare per via del cosiddetto Photoshop Gate. Dobbiamo avere e conservare fiducia nell'umanità, nonostante l'ennesima strage di migranti nel Mediterraneo. Iniziamo il nostro sabato con il mentore di stasera, che è Gianrico Carofiglio. Ben trovato! Rai 3, peraltro, sarà tra breve di nuovo casa tua e io ne sono molto felice. Giusto? Giusto, giusto. Buonasera a tutti. Torni in onda qui con noi. Qui su Rai 3. Allora, sei in libreria con questo L'orizzonte della notte, che vede il ritorno dell'avvocato Guido Guerrieri, la tua prima creatura. Beh sì, direi di sì. Lui sostiene che io sia una sua creatura. Succede sempre così con i personaggi? Talvolta succede, sì. A volte mi chiedono cosa c'è di tuo in Guerrieri, ma dopo 7 romanzi la domanda più appropriata è che cosa c'è di suo in me, perché a volte io mi chiedo, è vero, E che cosa? Allora te lo chiedo. Non ce l'ho la risposta. Però è una domanda, diciamo così. È anche un modo, forse si riversa un po' di se stessi in un personaggio, magari sì. È terapeutico, come sempre la scrittura. Questo può essere. Non si fa per terapia, ma certamente può produrre degli effetti terapeutici. Il nostro sentimento è la fiducia. E, tu hai detto in un'intervista che questo romanzo è un romanzo sulla ricerca della felicità e sul non rassegnarsi. In questo... Sì. Clima in questo frangente così angoscioso, dove la troviamo la fiducia, dove la troviamo la voglia di non rassegnarci? Ma intanto dentro di noi, lo so che può sembrare retorico, ma la risposta è sbagliata, come diceva Guzzanti. Non lo so, però io penso che noi abbiamo il dovere, oltre che il diritto, di ricercare la felicità e di credere che questo sia possibile, e non soltanto i giovani, per cui questo diritto è ancora più, come posso dire, fondamentale, e però si identifica in un dovere, ma tutti quanti in qualsiasi momento. Cioè, a un certo punto del libro c'è uno dei protagonisti, che è uno psicanalista, che dice che noi abbiamo fondamentalmente due doveri, e uno è quello di mantenerci diciamo in buona salute, e un altro è far sì che la vita sia degna di essere vissuta. Più un dovere. Bisogna scoprire la chiave per rendere degna la nostra vita. Io un paio di idee ce l'ho, ma saremo retorici. Qui c'è una citazione da una bellissima canzone di Leonard Cohen, che dice: c'è una crepa in tutto ed è dalla crepa che viene fuori la luce. E il senso di questo libro è proprio in questa frase. Allora, ci hai citato questo psicanalista che aiuterà l'avvocato Guerrieri per trovare la verità, che poi è un grande tema, no, nei tuoi romanzi, la ricerca della verità. È qualcosa che piace molto anche a me, la ricerca dell'autenticità, che poi, diciamo, quando trovi l'autenticità hai anche più strumenti per capire dov'è la verità. Ma se ci fosse uno psicanalista oggi a psicanalizzare, partiamo dal centro-sinistra. Oddio. No, perché mi viene da pensare, no? Il titolo mi verrebbe da dire: mi si nota di più se mi entro in coalizione oppure se mi tengo da parte. Hai visto, no, anche in Basilicata adesso, no? Il candidato si è ritirato. Cioè, non esiste la possibilità di avvalersi della facoltà di non rispondere, perché bisogna rispondere. Perché? Non è un bellissimo spettacolo, diciamo, con molta franchezza. Puoi stabilire di chi siano le responsabilità o di quanta responsabilità sia da una parte o dall'altra, è una questione abbastanza sterile. Non è un bellissimo spettacolo, perché in questa epoca storica, più che in altre, si sente la necessità di una coesione su alcuni valori fondamentali, che sono probabilmente diversi da quelli sostenuti dalla parte avversa. E nel momento in cui si percepisce invece questa difficoltà a intendersi sui valori e seguire i valori anche nella differenza delle tattiche politiche, beh, insomma, il senso di disagio è piuttosto forte. Ecco, però ad esempio in Abruzzo, dove ha vinto il candidato del centrodestra, si è detto che, e dove il centrosinistra arrivava unito, no, nel famoso Campo Largo, si è detto che gli elettori di Calenda e Renzi non hanno votato perché c'erano i 5 Stelle, e viceversa i 5 Stelle non hanno votato perché c'erano Calenda e Renzi. Ovviamente questi sono tutti, diciamo, analisi del dopo
E non sappiamo come sarebbe andato diversamente se appunto il campo largo fosse stato un pochino più stretto. Che idea ti sei fatto? Io mi sono fatto l'idea che questo tipo di analisi sia estremamente dannoso e perpetui quel tipo di problema di cui parlavamo prima. Mm. Io credo che la buona politica non si fa con il misurino, conteggiando il piccolo partito o il grande partito, ma semplicemente avendo il coraggio di perseguire i propri valori in una maniera, diciamo, che possa sembrare anche disinteressata rispetto al risultato. Non funziona mai così, perché se uno è capace di comunicare i propri valori, comunicare, quando dico comunicare intendo raccontarli in modo efficace, comunicare i propri valori significa un racconto credibile del futuro che si vuole proporre a tutti quanti e ai giovani in particolare. Se uno è capace di fare questo, succedono cose inattese. Guardate cosa è successo in Spagna, tanto per fare un esempio vicino a noi. Ecco, mi hai citato la Spagna, io adesso mando la pubblicità, ma se dico a tutti voi, se pensate che la politica italiana sia pittoresca, guardate cosa succede in Portogallo, dove c'è un signore che fa un po' di cose che poi vi facciamo vedere, che ha preso il 18%. Pubblicità e poi torniamo con Gianrico Caratiglia. Siamo qui con Gianrico Carofiglio, l'orizzonte della notte, la psicanalisi. E vi faccio vedere cosa combina in alcune sue apparizioni, diciamo così, flamboyant André Ventura, partito di destra, alleato di Salvini. Tra le varie proposte ce n'era una particolarmente delirante, che era quella di togliere le ovaie alle donne che abortivano, proposta che, bontà loro, è stata ritirata. Ma insomma, André Ventura, leader di questo partito che si chiama CEGA, eccolo qua in una clip che ci fa vedere alcune delle sue mirabolanti apparizioni. Le musiche sono originali. Foi com papo de picanha que o Lula te enganou. Se lascou, se lascou. Dia 10 vamos limpar Portugal e é com isto, assim, aos socialistas e aos sociais-democratas. Aos outros também, mas como já nem cabem nisto, tem que ser assim. Aos outros é que é entrar. Bola na área, xeringuim pra cabecear, bola na rede pra fazer um gol. Conosco, isso acabou. Já o fizemos com o CDS, acabámos com eles, basicamente. Desta forma, acabámos com eles. Também, claro, a esquerda toda, que tinha grandes valores, grandes lugares no Parlamento, praticamente secámos. O PCP foi o primeiro. Vai ser duro, mas temos que acabar com eles. Ele é mano. Está aqui, Elias. Olha, até o ciclista. Olha. Estão a ver? Prato vazio. É assim que hoje muitas famílias portuguesas se encontram. Eles querem tornar os nossos jovens, as nossas crianças, querem torná-los um produto desta máquina cultural. Querem torná-los nem homens nem mulheres, querem torná-los um produto híbrido. Uma coisa estranha, que não sabem o que é. Allora, abbiamo tentato di psicanalizzare il centrosinistra e uno psicanalista come spiegherebbe invece la situazione di Salvini? Perché in Sardegna voleva Solinas e Meloni gli ha imposto, perdendo in quel caso Truzzo. Voleva il terzo mandato e non gliel'hanno dato. E ogni giorno sui giornali compare qualcuno che lo attacca, parlo di vecchie glorie della Lega o anche qualche, diciamo così, blasonato TikToker. Sì, io devo dire, è odioso citarsi, ma in programmi televisivi negli anni passati, quando la Lega era al 34%, io dicevo che Salvini non sapeva far la politica e che sarebbe precipitato da quel punto molto alto dove era arrivato per un puro caso, per un puro accidente della storia. I fatti ce lo stanno dimostrando, la questione è questa, non c'è una visione politica, non c'è un'idea, anche se di destra, di come concepire il futuro, c'è semplicemente il tentativo di inseguire gli umori peggiori della popolazione, addirittura di stimolarli per arraffare qualche brandello di consenso che si va sempre più sbrindellando. Abbiamo visto queste scene piuttosto penose che ci arrivano dal Portogallo, però non erano così diverse quelle di qualche tempo fa del attualmente, ma non credo per molto, segretario della Lega che abbracciava i salami, non so se qualcuno l'ha visto, cioè, e poi aveva il coraggio. Ma la politica non si fa così, anche con la disintermediazione, il populismo, cioè l'idea che tu ti rivolgi ai tuoi elettori, per fare questo fai anche il simpatico, per così dire.
No, intanto la simpatia è una cosa, la simpatia è una buona cosa. Le pagliacciate sono una cosa diversa, sono belle se sono fatte dai pagliacci. C'è un confine leggerissimo. No, ma c'è un problema, come posso dire, di stile personale che ha a che fare col rispetto della natura fondamentale delle questioni che si deve porre chi fa politica a livello nazionale, ma più in generale chi fa politica. E queste disintermediazioni sono la negazione della politica, perché la politica è mediazione, i partiti politici sono un elemento fondamentale per questo. A proposito di fiducia, mai visto questa cosa pubblicata dal Fatto, questo scoop del Fatto Quotidiano che racconta come nel mattinale il sottosegretario Fazzolari avrebbe emanato, ovviamente non è proprio in questi termini, ma comunque emanato una sorta di vademecum per chi va in televisione, dicendo che appunto non devono andare in televisione quelli troppo anziani, quindi largo e più giovani, è troppo anziano eliminare, per capire qual è eliminare, eliminare le panze, non lì è scritto panze, poi non so se è pancia o panza, adesso virgolettato non ce l'ho, diciamo questa notizia non è stata smentita, è stata ripresa oggi da anche tanti altri giornali e si parla di un codice Fazzolari, solo belli e avvenenti e giovani, quindi tu che sei asciutto e magro andresti benissimo. Quindi mi posso offrire a Fazzolari, chiedo scusa al sottosegretario, quindi posso candidarmi, diciamo così, a fare il testimonial della destra in base a questi criteri? No, io pensavo che so, Churchill nell'ora più buia andava malissimo. Sarebbe stato ampiamente cacciato. Diciamo che non è la prima volta che capita nella politica italiana, non so, si diceva del governo Renzi che erano tutti belli e giovani, si diceva Berlusconi, si sa che insomma raccomandava talune cautele estetiche, diciamo. Talune cautele, la barba, così. No barba. Ecco, a te tutto questo cosa ti provoca? Ma mi farebbe sorridere se non fosse purtroppo un sintomo di quello di cui dicevamo prima, e cioè di una politica che è sprovvista di anima, che è pura ricerca del consenso per il consenso, che non ha in sé uno straccio di idea del futuro. La politica ha a che fare col futuro, ripeto, per le nuove generazioni, ma per tutti quanti. C'è una frase bellissima di un predicatore americano del XIX secolo: gli uomini politici pensano alle prossime elezioni, gli statisti pensano alle prossime generazioni. Statisti non vedo. Allora, l'orizzonte della notte, leggete e moltiplicatevi, vieni, accompagnami, caro mentore, caro figlio, nella nostra coinè, diamo il benvenuto a Stefano Cappellini.